In questo tutorial vedremo come esporre un applicativo in Node.js tramite Apache, ovvero utilizzeremo Apache come proxy per poter appunto mostrare la nostra app sul nostro nome dominio, sul nostro nome dominio appunto, tramite virtualhost di Apache. Allora, per prima cosa andiamo ad installare Apache, quindi facciamo un sudo apt-update, aggiorniamo un attimo il nostro repository, poi andiamo ad installare Apache. Apache dovrebbe essere installato, facciamo un restart. Ok, Apache installato, ora andiamo a copiare un'app in Node.js. Nel mio caso io andrò a prendere dal mio repository git. No, scusate, prima dobbiamo installare Node.js, quindi facciamo sudo apt install Node.js. Ok, andiamo a installarci Node. Ora andiamo a installare npm, il gestore dei pacchetti di JavaScript di Node. Installazione un po' lenta perché io sto usando una virtual machine Ubuntu, quindi non sto usando un server fisico, ma sto usando una debolissima virtual machine Ubuntu con poca memoria eccetera, quindi non è proprio molto, non è molto reattiva, però dovrebbe quasi esserci. Ok, ora io vado nella cartella TMT perché mi devo clonare il mio repository per poi spostarlo nella cartella var www, ma poi volendo potete caricare l'applicativo in FTP eccetera. Ma io avendo questa macchina virtuale così faccio prima in questo modo. Quindi ora mi vado a spostare il mio file, che è questo qua, 06 show host name, lo vado a spostare in var www e lo chiamo demo, permesso negato, proviamo con sudo. Ok, quindi se ora vado in cd in var www demo, ok, proviamo un attimo a lanciare l'applicativo per vedere se va. Ok, l'applicativo è in funzione, devo fare una piccola modifica io al mio applicativo perché ce l'ho maneggiato dentro, devo un attimo andare a cambiare mettiamo 000 che è meglio, 0.0.0.0. Ah, questo applicativo semplicemente mostra il nome del web server, il nome dell'host name del nostro server, niente di più, proprio
una demo molto 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 basica di Node.js, perché alla fine non è questo, è solo per vedere di farla andare su Apache, quindi non serviva niente di complesso. Quindi ora Node è in funzione, sì, ok. Quindi ora non ci resta che andare a creare il nostro virtualhost Apache. Quindi andiamo in etc apache site available, facendo cd qua, facciamo vim, creiamo un file, possiamo chiamare myapp.conf, ok. Qui andiamo appunto a creare il nostro virtualhost, che è questo qui. Ora io ho editato server name perché io sono su una macchina in locale, quindi non ho un nome dominio con i DNS che puntano, quindi ho editato server name. Per qua abbiamo proxy preserve host on proxy pass, come vedete qui andiamo a puntare la porta su cui gira il nostro applicativo, mentre qui, e anche qui andiamo appunto a puntare la porta del nostro host, del nostro applicativo. Quindi salviamo scusate perché io ho una configurazione un po' una configurazione un po' tediosa dei permessi su questo Ubuntu qua, quindi perché l'avevo usato per fare altri esperimenti e questa è la ragione. Quindi ora abbiamo il nostro virtualhost, però prima di farlo partire dobbiamo fare ancora due o tre cose. La prima cosa è abilitare i due moduli chiamati uno proxy e l'altro proxy HTTP. Ok, quindi abilitiamo questi due moduli, proxy HTTP e proxy, e quindi riavviamo Apache 2. Dimentico sempre il caro vecchio sudo. Ok, quindi ora i due moduli sono attivi. L'ultima cosa da fare è attivare il nostro applicativo utilizzando un package chiamato PM2, che ora andiamo ad installare, che praticamente ci permetterà di far partire scusate, sto andando un attimo a cercare il codice di installamento di questo pacchetto PM2. Ci permetterà di far partire come daemon Node.js, e ci permetterà appunto di far partire Node.js in automatico al riavvio del server. Per farlo dobbiamo lanciare questo comando npm spazio install -g, ovvero globally, in modo da installarlo globalmente, non sul singolo applicativo. Spazio PM2, ok, andiamo a installarlo. Ok, qua mi ha dato errore perché forse devo farlo come sudo, perché ora l'ho installato. Ora dobbiamo far partire il nostro applicativo la prima volta tramite questo comando PM2 start
Ora dobbiamo andare a dargli il percorso var www.demo. Ok, ora ha fatto partire la nostra app, ma se riavviamo il server, la nostra app si fermerà, non partirà in automatico, quindi dobbiamo farla partire in automatico tramite questo comando PM2 startup systemd, lo lanciamo e ora ci chiede di copiare questa stringa, quindi noi dobbiamo copiare questa nostra stringa, ovviamente la vostra essere leggermente diversa, ad esempio prende il mio nome utente eccetera, nel vostro caso appunto prenderà qualcos'altro, la incolliamo, copiamo la stringa, la incolliamo, ok, poi ci dice appunto di salvarlo tramite questo comando qui, PM2 save. E ora anche quando riavvieremo la VPS il nostro server sarà attivo. Ora possiamo andare ad attivare il nostro localhost, però io, ma questo devo farlo solo io perché non ho un nome dominio attivo, quindi ho messo un nome dominio di default, devo disabilitare la configurazione di default di Apache. Ma questo ripeto, devo farlo solo io quando si lavora su un virtual host. Con un dominio non c'è bisogno di disattivare quella di default. Ok, ora posso andare ad attivare invece la mia configurazione. Sempre tramite sudo add when site my app. Riavviamo Apache, ora facciamo un attimo un curl al nostro localhost e come vedete l'app è partita, ora qua vabbè, si vede poco ma adesso ci andremo a connettere tramite browser e appunto vedremo che la nostra app Node.js è attiva. Io mi collego al mio server, allora 69 59, ok, come vedete l'app è attiva, non badate alla porta perché vi ripeto sono su VirtualBox, su una macchina virtuale e siccome avevo la porta 80 già occupata ho dovuto mandare solo 8080, ma nel vostro caso andrà in automatico senza bisogno di queste porte. E come vedete la nostra app è attiva, appunto, se andiamo a vedere il codice dell'app, appunto ci dice di stampare lost name e appunto con la nostra app si sta stampando lost name. Quindi per questo tutorial è tutto, come vedete usare Apache come proxy è abbastanza semplice, solitamente si usa Nginx ma si può appunto usare anche Apache. E questo è quanto, se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial.